Mancano 3 giorni alla mia partenza e anche i Tocco Torment. Sembra triste. Guardate che nebbione, sembra Silent Hill. Quasi non si vede di là oltre. Oggi è venuta a trovarmi una regista svizzera per intervistarmi perché deve fare un documentario qui e mi ha portato il cioccolato svizzero, cioè meraviglia, buonissimo. Eppure a momenti felici si alternano momenti tristi. Infatti, devo fare la valigia perché tra 3 giorni parto e non voglio partire. È un tramonto bellissimo, cioè guardate che colori, guardate che nuvole. Io tra l'altro mi sto congelando perché ci sono tipo 2 gradi e sono uscita così in magliettina perché ho visto che c'erano queste nuvole rosa, che bello! C'è talmente tanto vento che la casa trema come se ci fosse un terremoto. Cioè, io sono abituata al vento, ma questo è tanto. Credo che sia almeno le raffiche su 70 nodi da quello che ho letto. Cioè, sto tenendo ferma la finestra perché se no mi si spacca, non sto scherzando. Cioè, è una cosa allucinante. Sarà che mi fa partire domani. Sentite le mie spatte! Oddio, guardate là! Cioè, non si vede niente, cosa state legando? Vedete tutta la neve che spazza via, cioè. Una cosa allucinante! Che bella la natura! Io sono davvero scioccata, un vento così forte, io non l'ho mai visto. Cioè, ho provato a fare delle riprese da qua dietro, però cioè, non si capisce in realtà, perché c'è la finestra in avanti che è bagnata. Quando arrivano le folate di vento, praticamente soffia via tutta la neve e fa un rumore assurdo, cioè trema la casa, poi tutti i frammenti di neve e rocce sbattono sulla casa. È terribile. Eccolo, lo vedete? Là? Anzi, a questo giro era poca. Cioè, è assurdo. Io, cioè, mi prende bene vedere una cosa del genere perché è un'esperienza particolare. Però dall'altra, cioè, ogni volta mi viene un colpo. Guardate ancora la neve che vola. È assurdo. Poi fa queste folate improvvise dal niente. Stanotte c'era un vento allucinante, una roba veramente che penso di aver visto raramente anche in Islanda. E ora sta nevicando, non so se si vede, tra l'altro mi passa la ruspa, vabbè. Non apro la finestra perché c'è vento forte, comunque un po' si dovrebbero vedere qui i fiocchi di neve che arrivano e poi si è imbiancato. Poco, perché comunque ancora non siamo a zero, penso ci siano 1 oppure 2 gradi. Però
Comunque dicevo, stanotte una roba allucinante, cioè la casa tremava quasi, cioè tremavano le porte, tremavano le finestre, un altro po' tremavano anche i lampadari, un casino, cioè rumore di roba che sbatteva, quindi cioè, praticamente non riuscivo a dormire, io non so a che ora ho preso sonno, probabilmente verso le 4, dopo le 3 comunque, perché mi ricordo, ho guardato l'orario alle 3 ed ero ancora sveglia. Ora dovrebbe nevicare tutto il giorno, almeno il meteo dà così, però se non si abbassa la temperatura io dubito che si attacchi per terra. Comunque è nevischio, mi sto a pioggia, avrei preferito qualcosina di più. Però vabbè, tra l'altro che sfiga, cioè io parto dopo domani e si mette a nevicare ora, cioè le sfighe mie di Marianna, anche perché poi in Islanda ora secondo me... Prima dei 2 mesi la neve non la vedo. Sono tanti, 2 mesi sono tantissimi, uffa. Vabbè, ma contento, dai, ho avuto la neve a settembre, una cosa che mai. Qui intanto la preparazione valigia procede. C'è una parte che è già quasi piena. Non voglio partire. Qui nevica sempre di più. Si stanno imbiancando i tetti, si sta pian piano imbiancando la strada, la montagna. Che bello! Cioè lì tipo non si vede niente, c'è tutti i nuvoloni. Che bello! Io ovviamente in magliettina. Ah, che gioia! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, on the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Sono un pelino contenta oggi, tanto da cantare le canzoni di Natale. Vabbè, quelle io le canto sempre. Però con la neve, Let It Snow ci sta tutta. Si è alzato un po' il vento. Guardate come solleva via la neve, la trasporta via. Che non so se si vede dalla telecamera. Però occhio nudo lo vedo. E sta facendo un sacco di casino. Infatti avevo la finestra aperta in camera, l'ho dovuta chiudere perché stava praticamente boh, per spaccarsi. Poi si è alzato di, cioè, così di botto. Boh, vabbè, guardate! Bish. C'è tutta la neve che viene spazzata via, non è fumo. Che bello l'inverno! Inverno, quanto mi sei mancato inverno, cioè veramente io non ne potevo più dell'estate. Quest'anno è stata troppo, troppo lunga. È giunto il momento di uscire, di andare fuori alla neve, pieno di neve, c'è tantissima neve. Tra l'altro, cioè, è tardi, volevo uscire prima, però sono entrata su Extremeloft di pomeriggio, mi hanno detto giochi, e praticamente il giochi si è rivelato una battaglia lunga 6 ore e ho finito adesso. Tra l'altro una battaglia, cioè, brutta, vabbè, lasciamo perdere. Esco, vi faccio vedere un po' fuori. Io ho appena messo la testa fuori di casa, che è questa qui, e già vengo spruzzettata da neve in faccia. Thank you.
fosse tipo la vita che io adoro, per me fosse sempre così, sarebbe perfetto. C'ho i guantini, i calzettoni, il giubbino rosa. Si cammina anche meglio, perché solitamente vi è male camminare qui con tutta la terra, invece con la neve che è più soffice. Si cammina meglio, più veloce. E poi, cioè, diciamoci la verità, è tutto molto più bello bianco. C'è una barca, cioè questi sono matti. Ma chi sono? Sembra un paese fantasma, ci sono praticamente solo io e un paio di quad. Cioè, guardate questa lastra di ghiaccio, è più alta di me. Sono quelle cose che magari a nessuno frega niente, a me fanno emozionare. Cioè, guardate, sembra, non lo so, sembra tipo una pietra, un blocco di pietra, tanto è compatto. Bellissimo. Mi fa piacere che non si sia sciolto più di tanto, perché sono venuta qui a inizio mese ed era più o meno come adesso. Però insomma non è un ghiacciaio, è semplicemente una lastra di ghiaccio. Però pare che quest'anno comunque le temperature siano state abbastanza basse e non si sia sciolto molto, anzi pare che, leggevo, ci sia stato un accumulo di massa nell'ice sheet, non so come si dice in italiano, quindi almeno per quest'anno si prospetta bene, speriamo. Non mi va di calpestare la povera gente, quindi rimango qui solo. Sono arrivata a casa e tra l'altro mi era anche quasi finita la batteria, mi dice rosso, quindi ora entro a casa con la porta lì e non lo so, probabilmente filmerò qualcosa domani e poi dopodomani quando parto. Ma voglio partire, proprio ora che c'è la neve. Vabbè, accontentiamoci. Ciao a tutti. Ultimo giorno qua, sono abbastanza triste. In realtà ho anche domani, però domani parto il primo pomeriggio, quindi oggi è l'unico giorno intero che mi rimane. Ora esco, vado al lavoro, faccio le ultime cose e poi proverò a mettermi l'anima in pace. Sarà difficile. Just
tempo non è cambiato di una virgola. Anzi. Non so se si vede dalla telecamera, però qua sta nevicando un sacco di più, cioè sta crescendo la neve. Guardate lì, ora beh, qua non nevica perché c'è il tetto, però sta nevicando un sacco, cioè che bello, che bello, oddio. Cioè veramente io starei ore qua davanti alla finestra, tra l'altro di nuovo, cioè 0 gradi, io maglietta. Starei ora alla finestra, cioè guardate che bello, ora faccio lo zoom poraccio come il mio solito. Guardate, cioè che meraviglia, troppo troppo bello.